Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla diretta Facebook del Comune di Santo Stefano Ticino, sabato 12 settembre. Innanzitutto ricordiamo il crollo delle Torri Gemelle di ieri, l'11 settembre, data memorabile. Esprimiamo la nostra vicinanza al popolo americano per questa terribile strage causata dai terroristi 19 anni fa. E poi veniamo a quello che sono i nostri temi. I nostri temi principali, vi do un aggiornamento sul discorso del Covid. Santo Stefano Ticino, purtroppo, come avevo preannunciato anche l'altra volta, i casi stanno aumentando. L'altra volta avevamo zero casi positivi, solo contatti stretti. Stavolta vi devo segnalare che abbiamo due casi positivi, purtroppo. E 5 contatti stretti, che sono ovviamente le persone, i familiari di questi due casi positivi, e 6 casi clinici in attesa di risultato del tampone. Quindi la situazione, come vi avevo annunciato le settimane scorse, sta peggiorando, sta seguendo quello che è la linea nazionale, sta peggiorando in tutta Italia, per cui noi non siamo purtroppo immuni da questo fenomeno. E questo mi induce a sottolineare il fatto che si debba aumentare il controllo, si debba aumentare il controllo, ma soprattutto, come ben sappiamo, come abbiamo verificato sulla nostra pelle, questo virus si sconfigge solo grazie alla partecipazione di tutti. Quindi, bisogna tornare ad utilizzare le precauzioni di prima, cioè la mascherina è importante, lavarsi le mani è fondamentale, la distanza sociale è strategica. Bisogna veramente osservare questi tre elementi per ritornare a quello che era la situazione precedente, quando eravamo Covid-free, cioè zero casi. Impegniamoci tutti, che siamo riusciti a sconfiggerlo la prima volta e riusciremo anche questa. Non aspettiamo di avere troppi casi, ma conviene agire adesso. Per quanto riguarda gli altri temi, allora, lunedì inizia la scuola, lo sappiamo tutti, è, diciamo, l'evento principale che ci attende. Sapete che a Santo Stefano abbiamo la scuola primaria e la scuola secondaria, sono stati previsti due ingressi distinti per la scuola primaria, il primo ingresso con ritrovo alle ore 8 e ingresso a scuola alle 8:10, il secondo ingresso è con ritrovo alle 8:15 e ingresso a scuola alle 8:25. Abbiamo predisposto sulla pavimentazione dei punti dove gli alunni devono stare a distanziati a 1 metro e mi raccomando, anche i genitori devono osservare il distanziamento. Gli ingressi della scuola primaria saranno Viale della Repubblica e Via Aurora. Okay? Per quanto riguarda la secondaria, ci sarà soltanto un ingresso, un turno, che è quello delle 7:45, cioè ritrovo alle 7:45, ingresso a scuola alle 7:55. Ecco, mi raccomando, come ho detto l'altra volta, è fondamentale la puntualità. Se si saltano questi orari, questi punti di ritrovo, poi i bambini devono aspettare ad entrare a scuola ed è un problema per tutti. Mi raccomando. Primaria, primo gruppo le 8, secondo gruppo le 8:15, secondaria 7:45. Questi sono gli orari principali. Gli ingressi della secondaria saranno Via della Repubblica e Via Milano. Ecco, i genitori devono stare nei punti di raccolta quando accompagnano i bambini, i ragazzi, e la stessa cosa quando c'è l'uscita da scuola. Con l'uscita da scuola ci sono dei punti prefissati anche per i genitori, i quali si devono attenere. Non è più ammesso la calca ai cancelli, bisogna stare distanziati. Primo elemento. Secondo elemento, è obbligatoria la mascherina, come dicevo prima, perché quelli sono momenti di aggregazione dove è difficile garantire il distanziamento sociale. Quindi è obbligo indossare la mascherina. Per
Poi vi informo che abbiamo predisposto due aule esterne alla scuola in maniera tale che i nostri ragazzi a turno, per non stare sempre all'interno della scuola, possono effettuare delle lezioni all'esterno. Questo poi a discrezione degli insegnanti decidere quando e come. Vi confermo ulteriormente, l'ho già fatto l'altra volta, ve lo ricordo, che verrà attivato il pre e post scuola. E aggiungo un'informazione in più che è questa, che abbiamo riservato tutto l'auditorium per il prepo scuola. Perché? Perché in questo modo garantiamo a chi effettua il prepo scuola un luogo non frequentato anche da terze persone, quindi non ci sarà il problema di sanificarlo ogni volta, verrà sanificato secondo quello che sono le indicazioni del governo. Però riduciamo il rischio dei ragazzi evitando ad altre persone di entrare nell'auditorio, quindi rinunciando purtroppo a tutti quei corsi che si facevano in auditorium. Vi informo inoltre che l'area sportiva esterna è ultimata, è terminata, quindi settimana prossima verrà aperto al pubblico. È terminato quindi l'impianto, il campo da calcio sintetico a 7, il campo di pallavolo e il campo da basket, e è stata riasfaltata tutta la pista di atletica. L'unica cosa che ci rimane per completarlo è l'impianto illuminante. Ci sono stati dei ritardi da parte dei fornitori, comunque verrà ultimato probabilmente entro il mese di ottobre. Ecco, per far sì che tutto ciò avvenga nella maniera più regolare e corretta, mi riferisco agli ingressi e alle uscite da scuola. È stato fatto, come vi ho già detto anche l'altra volta, sono stati fatti numerosi incontri con la dirigenza scolastica, con gli insegnanti. Alla fine siamo riusciti a coordinarci su tutto. Non è stato semplice, ve lo ammetto, però perché giustamente riguarda la sicurezza dei nostri figli, quindi le attenzioni sono state ai massimi livelli. Per questo mi sento di ringraziare comunque la dirigenza scolastica per la collaborazione, per la disponibilità, per il valore aggiunto, così come il personale ATA che sarà dedicato ad accompagnare i ragazzi dentro e fuori scuola e anche impegnato poi nel decidere tutte queste attività con noi. Mi sento anche di ringraziare i volontari dei Verdi per i lavori che sono stati fatti sempre nel plesso scolastico per la sistemazione del verde, delle piante e di quello che fanno anche su tutto il territorio e tutte le associazioni che ne deriva, quindi anche i nonni vigili, perché saranno comunque impegnati in attività, anche se non accompagneranno i bambini, però ci aiuteranno in questo discorso con altre funzioni, e tutti quelli volontari che ci stanno aiutando. Adesso non li cito tutti per paura di dimenticarne qualcuno. Ringraziamo veramente di cuore tutte le persone che si sono impegnate, che hanno aiutato e che lo faranno anche nei prossimi giorni. Sempre per quanto riguarda il plesso scolastico, sappiamo che ci sarà anche il referendum, inizia il referendum. Vorrei tranquillizzare i genitori perché giustamente qualcuno ci ha sottolineato l'aspetto della sicurezza dal punto di vista sanitario, essendo il plesso scolastico frequentato dai bambini, e in questo caso lo apriamo per il referendum. Ecco, guardate che verrà sanificato ogni giorno, al termine della giornata verrà fatta la sanificazione e in più il martedì pomeriggio, che al termine di tutto, verrà fatto un'ulteriore sanificazione intensiva al fine di evitare qualsiasi rischio, in maniera tale che mercoledì i nostri ragazzi possono entrare nel plesso scolastico in totale sicurezza. Quindi mi sento di garantire su questo aspetto perché abbiamo dato delle indicazioni precise a chi farà il servizio per essere sicura al 100% di non incorrere a nessun tipo di problematica. Credo di avervi detto tutto,
Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento a sabato prossimo con magari qualche informazione in più sul referendum. Grazie a tutti, buona giornata.